questo è uno dei punti cardine del nostro programma in cui amministreremo questa nostra città. È il parco di Villa Borghese, abbandonato come potete vedere a se stesso, e che torna a vita solo 15 giorni l'anno, durante la festa del Palio, che è una realtà ormai importantissima e dal punto di vista sociale e anche economico. È mia intenzione fare in modo che questo bellissimo polmone verde, l'unico che abbiamo al centro della nostra città, torni ad essere non solo utilizzato per il resto dell'anno, pulito, reso fruibile alle famiglie, ai ragazzi, agli anziani, a tutti coloro che vogliono vivere questo splendido posto, e fare in modo che diventi patrimonio pubblico. Noi intavoleremo con la Eredità Borghese una trattativa, perché sarebbe bellissimo che finalmente questo pezzo di verde al centro della città diventi finalmente proprietà comunale. Di giù in fondo vedete le strutture in legno ormai fatiscenti, che ogni anno servono e vengono utilizzate per sostenere i ristoranti e le strutture ricettive. Abbiamo messo nel programma e cercheremo di realizzarlo nel giro di 2 anni un terrazzamento definitivo nel pieno rispetto dell'ambiente e dell'ecologia. Questo luogo per molti aspetti è anche simbolico, perché non solo rappresenta il sintomo del degrado della nostra città, ma dietro a noi, pochi metri, ci sono la rappresentazione più evidente dello spreco, i cosiddetti cassonetti per la raccolta differenziata, che differenziata non è. Noi ci proponiamo di inaugurare subito una raccolta differenziata porta a porta, che è l'unica che funziona ed è l'unica forma che possa permettere un risparmio nel giro di un anno, 2 anni, del 20-25% delle spese enormi che oggi sosteniamo, sia per lo spazzamento delle strade, sia anche per pagare la discarica dove arrichiamo grande parte dei nostri rifiuti. Un altro punto che vorrei toccare nell'immediato è l'abolizione completa dei parcheggi a pagamento nel centro della nostra città. Arrecano danno ai commercianti, ai pochi commercianti che sono rimasti e che dovrebbero essere aiutati, allontanano i cittadini dalla frequentazione del centro, non serve alle casse comunali, è stata una scelta sciagurata che è mia intenzione abolire nell'immediato.